Bene, buongiorno a tutti e diamo inizio a questa 19ª edizione del Premio Internazionale Poesia, Prosa e Arti Figurative Il Convivio 2019. Abbiamo cominciato nel 2000, abbiamo cominciato a fare dei piccoli passi, abbiamo dato inizio allora ad un'associazione che potesse unire, e l'idea era proprio questa, di unire amanti della cultura, amanti della poesia di tutta Italia, di tutto il mondo, e siamo arrivati qui. La prima parola è di benvenuto a tutti voi che siete qui presenti da tutte le parti del mondo, oltre che da tutte le parti d'Italia. Infatti, come ogni anno, quasi tutte le regioni italiane sono rappresentate in questo premio, ed è diventato molto selettivo, come debbono essere i premi, e diverse nazioni anche del mondo sono rappresentate, come ogni anno sono venuti dall'Egitto, dalla Romania, dalla Francia, dall'Uruguay, dall'Argentina. E anche quest'anno, ecco, siamo ben lieti di ospitare i nostri amici che si sono fatti migliaia di chilometri per venire qui ed essere presenti a questo premio dal Brasile o dalla Romania. Un grazie ovviamente a tutti gli autori italiani nelle varie sezioni che sono presenti qui a manifestare la propria attenzione, il proprio interesse per la cultura, per quel contatto, ecco, con gli altri, quel confronto con gli altri. Difatti una manifestazione del genere ha proprio questa intenzione, cioè quella di mettere a contatto persone con qualità diverse e che si possono confrontare con gli altri, che possano migliorare se stesso e che nello stesso tempo possano dare quel messaggio che la cultura deve dare, che è quello di pace, di fraternità, di arte, di bellezza soprattutto. Ecco, la bellezza sicuramente è quella cosa che cambierà il mondo, ecco, è quello che noi ci auguriamo, è quello che noi possiamo fare. Ecco, in questo percorso il convivio si è assunta quella parte, diciamo, organizzativa, che non è facile. Non è facile per tanti motivi, per essere in zone periferiche, per poter riunire e contattare persone di tutte le parti. Il problema linguistico tante volte diventa anche per noi un problema quando abbiamo autori che parlano lingue diverse, però ogni ostacolo è stato superato e viene superato. In questi anni, ecco, il convivio che cosa ha tenuto uniti, che cosa ci ha tenuto uniti? Innanzitutto, ecco, è questa rivista che è appunto il Convivio, che sicuramente voi tutti conoscete, e quello che vedete qui è appunto la prima premiata della pittura di questa volta, di oggi. Ma il Convivio negli ultimi anni ha avuto un riconoscimento importante, che noi abbiamo anche scritto proprio sulla prima pagina, che poche riviste hanno, è quella di essere iscritta tra le riviste scientifiche di classe A nell'area 10. Significa tra le riviste letterarie. Quando abbiamo visto che la nostra rivista aveva ottenuto questo prestigioso riconoscimento, beh, così per curiosità a livello personale, nell'ambito letterario chiaramente ci sono decine di riviste, e la prima curiosità che mi è venuta è stata quella di andare a vedere dei nostri amici quanti si trovavano nella classe A. E con mia amara sorpresa ho trovato che tante di quelle riviste che sembravano le migliori riviste d'Italia effettivamente non c'erano. E allora ho capito che questo riconoscimento è stato un riconoscimento scientifico al lavoro che noi abbiamo fatto dopo tanti anni. Perché effettivamente per essere inseriti in questa lista non bisogna fare richieste, non bisogna cercarsi la raccomandazione, ma c'è un comitato scientifico che io non ho capito
chi sia effettivamente, ma che è costituito da docenti universitari, da persone specializzate nel settore che, valutando le varie riviste italiane e straniere, perché ne esiste una lista di circa un centinaio di pagine, dove pochissime sono le italiane ma moltissime sono chiaramente le straniere, perché ci sono tutte le parti del mondo, ed è per noi un onore e un piacere trovare anche la nostra rivista, ecco, tra queste prestigiose riviste che hanno il loro valore a livello internazionale. Ecco, questo lo dobbiamo anche alla collaborazione, alla partecipazione di tanti autori stranieri che collaborano con noi da tutte le università, da scrittori pregevoli, prestigiosi delle varie nazioni. Ovviamente un modo e un mezzo importante per la comunicazione e per il riconoscimento è la stampa. La stampa noi dobbiamo ringraziarla, dobbiamo ringraziare per tanti motivi, perché comunicano, fanno conoscere le nostre attività, e a riguardo dobbiamo ringraziare alcuni giornali in particolare, soprattutto per questa edizione, non parliamo delle edizioni precedenti, perché diciamo tantissimi giornali hanno parlato di noi. Innanzitutto dobbiamo ringraziare la Gazzetta del Sud, che è il quotidiano di Messina, uno dei più importanti quotidiani dell'Italia meridionale, dove è stato pubblicato un ampio articolo con tutti i nomi e con la foto, con foto di anni precedenti, e dobbiamo ringraziare il giornalista Giuseppe Palomba per questo motivo. Dobbiamo ringraziare anche alcune emittenti radio televisive, tra cui EuroTV, che oggi fa le riprese, che poi sarà trasmessa in onda e sarà possibile vederla anche su YouTube, quindi da tutte le parti del mondo sarà possibile vedere, se non per intero la trasmissione, sicuramente una buona parte. IV24, ecco, che ha dato la notizia più volte, ma numerose agenzie di stampa hanno riportato, ecco, questa notizia, tra cui il Gazzettino, la Gazzetta Ionica, il Metropolitano, Messina Eventi, Stretto Web e New It. Per questo motivo dobbiamo ringraziare anche i giornalisti che ci hanno collaborato e che hanno stilato gli articoli, tra cui appunto Giuseppe Palomba, Rodolfo Amodeo, Lucia Paternò, Rosario Messina, Maria Grazia Castro e diversi altri. Giustamente nominarli tutti non è facile, anche perché ecco, negli anni precedenti è che abbiamo avuto una grande partecipazione. Anche la stampa estera si è spesso interessata di noi, ovviamente siccome ogni anno vengono premiati decine di diversi autori dall'estero, ecco, e molti di questi autori poi fanno gli articoli, vengono fatti degli articoli ogni anno, e quindi dobbiamo ringraziare anche numerosa stampa estera. Bene, io dopo questa parola di benvenuto, ringraziandovi, ecco, con questa breve introduzione, passo la parola a Giuseppe Manitta, ecco, per poi riprendere la manifestazione. Un saluto anche da parte mia a tutti voi. Oramai il premio Il Convivio da circa 4 anni è sponsorizzato da una casa editrice parallela che io stesso ho il piacere e l'onore di dirigere, e che contestualmente cresce insieme al premio o lo supporta in più luoghi, in più motivi, e secondo una prassi sempre molto legata alla scelta ovviamente della qualità degli autori e la scelta della promulgazione di questi stessi testi. Ogni anno in questa occasione annunciamo alcune uscite importanti fatte durante l'anno, e anche alcune uscite che si prevedono, che sono in calendario per l'anno successivo. Circa un mesetto fa abbiamo firmato il contratto con una delle case editrici più importanti a livello mondiale, perché abbiamo acquisito i diritti di alcuni inediti di Siamus Sianei
premio Nobel per la letteratura del 1995, la cui pubblicazione è prevista a cura di Marco Sonzogni, che tra l'altro ha curato pure il Meridiano Mondadori dello stesso Ianei, nel primo semestre del 2020. Ma pubblicheremo nel primo semestre del 2020, per la prima volta dopo 100 anni, anche l'edizione critica dei Sonetti di Serpecola di Giacomo Leopardi, che realmente per la prima volta uscirono in edizione critica per l'edizione Moroncini, ma parliamo appunto degli anni 20 del Novecento, e che ora ritornano alla luce sotto una nuova veste, con una nuova edizione critica, un'analisi di tutte le varianti e di tutti i testimoni, fatta appunto da Angelo Fregnani, che è uno studioso emiliano. Detto questo, tra le ultime uscite più importanti, quelle di Roberto Giardina, che avete visto sicuramente ospite a Rai Parlamento un paio di giorni fa, Maurizio Soldini, che è stato finalista al Camaiore a settembre, poi Mauro Fabbi, al quale è stata dedicata la copertina del Caffè di Rai 1 precisamente un anno fa, a ottobre del 2018, e tutta la stampa che ci ha seguito nel corso di quest'anno. E quindi desidero ringraziare non tanto le persone singole, perché realmente poi lì c'è il rapporto diretto, ma almeno le testate come Rai 1, Rai 3, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Messaggero, Avvenire, Il Ticino, e anche i nostri quotidiani locali, che sono appunto la Gazzetta del Sud e la Sicilia. Ma devo ringraziare soprattutto ed anche le riviste scientifiche di italianistica, che molto seguono la nostra attività, sia quella inerente al premio, sia appunto quella inerente alle pubblicazioni, e in particolare la Rassegna della Letteratura Italiana, il Giornale Storico della Letteratura Italiana, Siculorum Gymnasium dell'Università di Catania e Misure Critiche dell'Università di Salerno. Restando in tema, annuncio che il prossimo mese uscirà una rivista di approfondimento che si chiama Letteratura e Pensiero. Anche questa avrà cadenza trimestrale, come il convivio, formato libro ovviamente, con un orientamento meno divulgativo rispetto al convivio, ma che comunque cerca di toccare tutti i punti essenziali che poi sono rispecchiati anche oggi nel premio, e quindi approfondimenti di storia della critica sulla narrativa, approfondimenti sulla poesia contemporanea o sulla storia della letteratura italiana, e quindi saggistica, eccetera. La sezione invece riguardante le arti figurative rimarrà solo ed esclusivamente prerogativa della rivista Il Convivio, che noi già abbiamo. Vi invito, e poi finisco questo preambolo, a venirci a trovare a Più Libri Più Liberi a Roma, che se non erro è dal 4 all'8 dicembre, perfetto, sarà fatto come ogni anno alla Nuvola, e il nostro stand è F31, F06, proprio colui che dovrebbe saperlo non lo sa. Quindi immaginate, no? Allora F06, che poi tra l'altro lo stand dello scorso anno, io ricordo solo questo particolare, ma comunque poi nei comunicati troverete via via di seguito questa informazione. Detto questo, io voglio ricordare un'altra cosa che avevo dimenticato: i due premi associati al convivio, legati solo per il teatro e per la Sillogi di Poesie Inedite, che sono il premio Pietro Carrera e il premio Borgese, le cui premiazioni ogni anno si fanno rispettivamente a maggio o a giugno. Quest'anno abbiamo deciso di accorparle entrambe in un'unica manifestazione, che sostanzialmente sono le costole separate del premio Il Convivio, che da quest'anno ha subito un enorme cambiamento, diciamo così, e che comunque era necessario per molti versi.
Ripasso la parola ad Angelo Manitta, grazie. Bene, per concludere appunto, ecco, questi premi, c'è anche la partecipazione al Salone del Libro di Torino, ecco, che noi facciamo ormai da diversi anni. Noi come associazione portiamo le nostre riviste, tra cui Letteratura e Pensiero, che sarà pubblicata quanto prima, probabilmente già questa settimana andrà in stampa ed è il primo numero, ma eravamo andati in precedenza con Cultura e Prospettive, con Il Convivio, ma nello stesso tempo anche la casa editrice partecipa a diverse manifestazioni e librarie, tra cui appunto le più importanti sono quella di Roma e quella di Torino. Io intanto, ecco, volevo ringraziare alcuni dei collaboratori e poi passiamo, ecco, la parola ad alcuni dei giurati, ecco, che sono presenti, alla presidente della giuria in particolare. E intanto volevo ringraziare Salvo Coco, che è il nostro webmaster e che ci aiuta a gestire il sito. Un ringraziamento va anche a EuroTV, che fa le riprese ogni anno e che c'è stata sempre vicina, in particolare Pippo Gullotto, che è il titolare, e come dicevo prima, ecco, la manifestazione sarà poi pubblicata e sarà messa su internet. E un ringraziamento va anche a tutti i collaboratori e ai giurati. Per avere notizie sulle nostre attività basta andare sul sito www.ilconvivio.org ed è possibile appunto contattarci. Riguardo a questa manifestazione culturale, come voi sapete è una manifestazione molto complessa, anche se quest'anno è stata, diciamo, riformata, e abbiamo avuto sempre una abbondante partecipazione di giurati, proprio perché le sezioni sono diverse. In particolare quest'anno abbiamo avuto 14 membri della giuria sparsi in tutta Italia, ecco il motivo per cui non tutti è possibile che vengano qui presenti, che siano presenti, e ce ne sono anche dall'estero, perché noi abbiamo anche una sezione straniera. Ecco, riguardo ai giurati, hanno un compito che è quello, diciamo, il più oneroso, cioè quello di valutare le opere e cercare di essere quanto equi più possibile. E ormai i nostri giurati sanno da anni che quello che devono valutare è l'opera, e quindi diciamo non devono avere alcuna pressione, soprattutto da parte nostra, e per questo, diciamo, diventa più difficile poter valutare, anche perché bisogna confrontarsi con l'opera in sé. In pratica il premio è stato diviso in due parti, c'è una parte per gli editi e una parte per gli inediti. Sono stati, come è stato detto in precedenza, tolti alcune sezioni che diventavano un doppione e che sono confluiti nel premio Carrera e nel premio Borghese, dove appunto abbiamo la saggistica inedita, abbiamo l'asilo inedito e abbiamo il teatro inedito. Mentre qui per l'inedito abbiamo conservato, con il presidente della giuria Carmela Tuccari, abbiamo conservato alcune sezioni come quella della poesia, della silloge di racconti o della narrativa inedita e della silloge di poesia e la poesia inedita. Ecco, i giurati per questa sezione sono Francesca Luzio, Adriana Repaci, Adalgisa Di Castro, Nunzio Trazzera, Ferruccio Gembellaro e Lucia Paternò. Ecco, in questa sezione è considerata anche la sezione pittura, cioè arti figurative. Per gli editi, presidente Giuseppe Manitta, i giurati sono Maristella Di Lettoso, Laudato Sabato, Vittorio Verducci, Cinzia Oliveri, Sonia Sanchez, Carolina Monteiro. Presenti abbiamo alla nostra sinistra, ecco, la presidente della giuria, a cui ora diamo la parola, in rappresentanza della giuria. Per gli inediti, ecco un applauso, e Carmela Tuccari. Alla mia sinistra abbiamo Francesca Luzio, scrittrice, autrice, critico letterario, la cui firma spesso leggerete anche sulla nostra rivista. Ecco, alla nostra destra abbiamo Sabato Laudato, che viene da Salerno, ecco, di lui leggerete e avete letto spesso anche alcune notazione critica sulla nostra rivista. Ecco, alla estrema destra sicuramente la conoscete, Enza Conti, che è l'organizzatrice, la promotrice
la direttrice del convivio e la promotrice, ecco, in primo piano di tutta l'intera organizzazione. Prima di passare alla premiazione, ecco, do la parola a Enza Conti, poi diamo la parola al presidente della giuria. Un grazie a tutti, io sarò molto breve perché capisco che non sono una brava oratrice, quindi non vi voglio far soffrire. Il mio brevissimo intervento vuole essere soprattutto un ringraziamento a tutti voi che siete qui presenti, perché so che non è facile raggiungere la Sicilia per coloro che vengono da fuori, ma per coloro invece che vivono in Sicilia so benissimo quanto è difficile raggiungere Giardini, perché ovviamente non sono ottimi i collegamenti. Quindi un grazie per la vostra presenza e io porto il benvenuto da parte di tutti i collaboratori della rivista che in questi 20 anni ci hanno consentito di crescere ogni giorno, sia come numero ma sia soprattutto come qualità. Questa qualità sia di testi critici, sia di recensioni, sia di pittura, ma sia anche di notizie, perché la rivista ha delle pagine che cura le notizie culturali, non solo diciamo gli appuntamenti che organizziamo noi, ma anche gli appuntamenti che organizzano gli altri. Questo perché? Perché noi crediamo anche nella collaborazione con le altre riviste, con gli altri gruppi culturali, perché dobbiamo, più la voce si fa forte e più ci facciamo sentire. Infatti io dico sempre che la rivista in fondo è la voce scritta di tutti gli autori. Questa 20 anni di lavoro insieme fatto con un gruppo veramente forte di autori ci ha portato ad essere presenti, come hanno detto più volte, anche a questi appuntamenti importanti al Salone del Libro di Torino come rivista. Adesso andremo nuovamente a Roma, un appuntamento bellissimo in una struttura favolosa che è appunto la Nuvola, ma a molti altri appuntamenti, saremo in primavera a Palermo, in tutti molti altri appuntamenti che durante l'anno andremo a organizzare. Questa unione, questa forza, oggi in un momento un po' particolare che tutti noi conosciamo della carta stampata, ci fa credere ancora che comunque lottando assieme, scrivendo e continuando soprattutto a migliorarci, ecco, perché secondo me non si raggiunge mai il massimo in ogni cosa che si fa, ma questo secondo me è il punto forza di tutti noi e ci fa sperare, mi fa sperare che comunque la rivista e il convivio avrà ancora una lunga vita. Ci tenevo per questo a ringraziarvi. Dal 2020 iniziamo il nostro 21esimo anno di vita e speriamo ancora il prossimo anno di trovarci in questa sede con molti altri autori e chissà, magari ancora con qualcuno di voi. Grazie a tutti. Ecco, diamo la parola a Carmela Tuccari, ecco, per dare un saluto. Buongiorno a tutti, solo un saluto, benvenuti. È una gioia ritrovarsi ogni anno insieme, sia con gli amici delle puntate precedenti, quelle che ci incontrano anche in altri concorsi, e con i nuovi. È bello fare delle conoscenze. Hanno detto tutto gli altri, quindi io non devo dire altro che grazie a voi, grazie ai premiati, ma grazie a tutti i partecipanti. E un grazie particolare al professore Angelo, al dottor Giuseppe Manitta, alla dottoressa Conti. Se non ci fossero stati loro, con la loro passione, il loro impegno, la loro costanza, perché non è facile andare dietro a questi premi, non ci saremmo stati neppure noi. Quindi il grazie particolare è per loro. E poi non devo dire altro. Il mio saluto affettuoso e un abbraccio e la speranza di rivederci ancora una volta il prossimo anno. Buon proseguimento, divertiamoci insieme, godiamo una giornata di cultura. Grazie a tutti. Bene, cominciamo con la premiazione. Ecco, la prima sezione è quella delle arti figurative. L'arte figurativa presenta la pittura e la scultura, in particolare
La più parte dei partecipanti chiaramente sono pittori e la partecipazione è a livello nazionale. E noi abbiamo, facciamo anche un altro concorso di pittura per la rivista e per selezionare degli autori che già vengono selezionati in partenza, vengono fatti ad invito e per avere una maggiore qualità in quest'ambito, quindi nell'ambito pittorico. Riguardo alla premiazione arti figurative, una segnalazione di merito va a Sebastiano Mendola, ecco che è presente, facciamo un applauso al pittore, il quale ha partecipato con l'opera Ragazza che suona il flauto. Ecco, e diamo, noi consegniamo una targa e un diploma. Grazie, ringraziamo Sebastiano Mendola. Ecco, grazie. Grazie, e che ha partecipato appunto con l'opera Ragazza che suona il flauto. Una segnalazione di merito va a Maria Grazia Saporita. Maria Grazia Saporita è presente, facciamo un applauso alla pittrice che proviene da Carini in provincia di Palermo e ha partecipato con l'opera Brezza Marina. Ecco, consegniamo una targa, ricordo, dove si certifica appunto la segnalazione di merito. Ecco, quest'anno abbiamo escluso le altre menzioni o altre, quindi sono valutati e premiati soltanto quelli che sono arrivati ai primi posti. Ecco, quindi non sono state appunto fatte altre menzioni. Grazie a Maria Grazia Saporita, grazie, che ha partecipato appunto con Brezza Marina e viene da Carini in provincia di Palermo. Una terza menzione di merito è andata a Grazia Annicchiarico. Un applauso alla pittrice che è presente, che ha partecipato con Le Mondine del Salento, viene da Villa Castelli in provincia di Brindisi. Ecco, un applauso, facciamolo mentre riceve la targa e il diploma. Ecco, che ringraziamo quindi la pittrice, un applauso facciamo alla pittrice. Grazie a Annicchiarico con Le Mondine del Salento, viene da Villa Castelli in provincia di Brindisi. Ai primi tre posti si sono classificati, al terzo posto Giuseppe Boscolo Bocca, che ha partecipato con Pescatori in Laguna di Chioggia in provincia di Venezia, che non è presente per motivi personali. Al secondo posto si è classificata Giada Ottone, ha partecipato con l'opera Concerto, viene da Curreggio in provincia di Novara. Dovrebbe essere presente il padre, ecco, facciamo un applauso, ecco, Costantino Ottone, ecco, buongiorno. È stato un piacere, ecco, vederla qui. Bene, grazie, un applauso quindi a Giada Ottone e un ringraziamento al padre che viene appunto da Correggio in provincia di Torino per ricevere questo premio, che per il quadro Concerto. Bene, grazie a Giada Ottone, facciamo un applauso. Il primo premio per la sezione pittura è andato ad Anna Maria Bianchi, che ha partecipato con Pioggia di colore ed è appunto l'autrice della copertina. Ecco, è presentarla questa autrice, che è un'autrice di un certo spessore, che per tanti anni ha lavorato anche nell'ambito dell'alta moda per creare disegni di stoffa, ma che è anche un'abile pittrice. Ecco, la motivazione per cui le era stato assegnato questo premio è questa: Pioggia di colore di Anna Maria Bianchi, pittura astratta,
prorombente e vitale dal dripping graffiante, sprigiona un trionfo di energia e slanci di fantasia. La libertà creativa, dalla mente alla gestualità, trasfigura l'attimo in cui il colore si stacca dal pennello e si posa violentemente sulla tela. Un suggestivo istante, emotivamente coinvolgente, che sembra avvolgere lo spettatore nella tela stessa, coinvolgendolo ed inglobandolo con movimentata brillante intensità. La motivazione è di Adriana Repaci. Facciamo lo stesso, anche se assente, un applauso alla pittrice. Invece per la scultura, il premio speciale per la scultura è andata a Antonella De Battisti. Ecco, un applauso ad Antonella De Battisti, che è qui presente e che ha partecipato con l'opera Salutarem Vim Nature, viene da Verona. Ecco, leggiamo intanto ecco, la motivazione per cui è stato assegnato questo premio. L'opera di Antonella De Battisti, Salutarem Vim Nature, è uno strumento di riflessione libera e sincera, dove luce e ombre parlano di vita e di morte, dando la sensazione quasi di un corallo strappato al suo banco, al suo mare, fisso nella sua immobilità e durezza. Ma anche se fragile, la forza salutare della natura fiorisce leggiadra e delicata nel mescolare terra, cielo e mare. La materia plasmata dall'artista esalta l'urgenza comunicativa del mistero della vita che, per quanto bella, può spezzarsi e terminare nella morte, così come dalla morte nasce anche nuova vita. Adriana Repaci. Bene, consegna il premio, la presidente della giuria consegna il premio a Antonella De Battisti, che ha partecipato appunto con l'opera, è un'opera scultorea particolare dal titolo Salutarem Vim Nature e viene da Verona. Un applauso alla pittrice, alla scultrice. Bene, passiamo alla seconda sezione. La seconda sezione è la narrativa inedita. Ecco, la narrativa inedita, l'anno scorso c'era la sezione racconto singolo, invece quest'anno è stato eliminato, abbiamo conservato soltanto il romanzo e la raccolta di racconti. Ovviamente questo per dare anche una maggiore qualità al premio. Nella segnalazione di merito, una segnalazione di merito è andata a Italia Orazio. Orazio Italia, che deve essere presente, ecco facciamo un applauso, ha partecipato con l'opera Il guardiano del bosco. Viene da Carlentini in provincia di Siracusa. Ecco, consegna Francesca Luzio, che è una delle nostre giurate, come abbiamo detto in precedenza. Bene, grazie, ringraziamo Orazio Italia e facciamo un applauso. L'opera con cui ha partecipato è Il guardiano del bosco, viene da Carlentini in provincia di Siracusa. Una segnalazione di merito è andata a Sofia Ruta con l'opera Nei giardini vaticani le parole diventano segreti di Modica in provincia di Ragusa. Un applauso all'autrice. Ecco, consegna il premio Sabato Laudato. E l'opera è appunto Nei giardini vaticani le parole diventano segreti. Ecco, già il titolo nelle opere a volte è indicativo, perché proprio nel titolo si nascondono le parole chiavi dell'essenza del romanzo, del romanzo, della poesia. E già leggere attentamente il titolo significa aver compreso più o meno la chiave del romanzo. Grazie a Sofia Ruta.
Con l'opera nei Giardini Vaticani le parole diventano segreti, e facciamo un applauso. Una segnalazione di merito va a Maria Dolores Suma. Maria Dolores Suma, che è qui presente, facciamo un applauso alla scrittrice. Ha partecipato con l'opera, con il romanzo Nei meandri dell'essere, e viene da Varese. Ringraziamo l'autrice per questa sua presenza e consegna il premio Maristella Dilettoso. Ecco, Maristella Dilettoso, facciamo la foto. Ecco, così ci mettiamo in posizione. Bene, grazie. Un ringraziamento a Maria Dolores Suma, che ha partecipato con l'opera Nei meandri dell'essere, viene da Varese. Grazie. Una segnalazione di merito va a Piero Sardo Viscuglia. Piero Sardo Viscuglia ha partecipato con l'opera Raccontami la vita, viene da Roma. Ecco, un applauso all'autore per cui ci complimentiamo, data anche la giovane età. E facciamo un applauso, ha consegnato Carmela Tuccari a Piero Sardo Viscuglia, che ha partecipato appunto con l'opera Raccontami la vita, ed è venuto, viene da Roma. Al terzo posto si è classificato, per sempre per l'inedito, Franco Sorba. Franco Sorba, facciamo un applauso all'autore, ecco, che è qui presente, ha partecipato con l'opera da un titolo caratteristico e che ormai ci facciamo quasi parte, La banda dei pensionati, viene da Moncalieri in provincia di Torino. Ecco, leggiamo la motivazione che legge appunto Giuseppe Magnani. La malattia e le difficoltà dell'esistenza non sono viste come ostacoli, bensì come risposte per essere persone migliori. Questo emerge nella banda dei pensionati di Franco Sorba, dove, nonostante il tono ilare in alcuni passaggi, le tematiche affrontate sono molto pregnanti dal punto di vista etico. Un gruppo di amici di vecchia data ritrova, grazie anche ai social network, quella gioia sempre immutata di stare assieme. Lo spirito di avventura, condito con un pizzico di mistero, farà il resto. La motivazione di Lucia Paternò. A questo punto io direi di dare la parola al nostro autore, almeno per un saluto. Io vi ringrazio tutti, ringrazio questo pubblico meraviglioso e soprattutto la Sicilia è straordinaria, quindi merita anche solo venirla a vedere, poi prendere un premio ancora di più. Ringrazio anche delle motivazioni che hanno centrato perfettamente proprio quello che erano le mie intenzioni nello scrivere, quindi siete veramente perfetti in tutto, complimenti. Grazie a Franco Sorba. Ecco la motivazione di Lucia Paternò, giornalista, scrittrice e critico, autrice di alcuni libri, che oggi non è stata presente per alcuni impegni personali. Ecco, comunque ringraziamo Franco Sorba e La banda dei pensionati, un romanzo che vale la pena leggere e speriamo di poterlo leggere quanto prima. Grazie. Al secondo posto si è classificato Luigi Lazzaro con Sette passi di Pescara, che è assente. Al primo posto invece si è classificato Ezio Roba. Ezio Roba con Isabel, viene da Genova. Un applauso all'autore, di cui appunto leggiamo la motivazione. Ecco, per riguardo al primo premiato, il premio consiste nella pubblicazione gratuita del libro, perché per gli inediti, sia per la Silloge che per il romanzo inedito, la raccolta di Silloge inedita, il premio consiste appunto nella pubblicazione gratuita con omaggio di alcune opere, di alcuni libri ovviamente all'autore in maniera gratuita, assolutamente gratuito, come facciamo appunto, ecco, già da qualche anno anche negli altri premi. Leggo la motivazione.
Molto interessante l'escamotage dell'eredità che crea suspense. Oggetto del testamento non è un tesoro, bensì un libro. Un manoscritto prezioso in ogni caso, un messaggio sotteso sulla valenza dei libri come emblema di conoscenza, il lato sensu. Tuttavia l'avvincente opera di Ezio Roba, Isabel, racchiude anche altri edificanti significati come gli affetti, la casa e la natura, custoditi in una cornice di arcani episodi. Uno splendido romanzo, un'avventura che tiene con il fiato sospeso. Motivazione sempre di Lucia Paternò. Anche in questo caso facciamo un applauso e do la parola a Ezio Roba per un minimo almeno di intervento. Grazie. Naturalmente ringrazio a tutti, compresi ovviamente l'organizzazione del premio. Io sarei dovuto essere qui anche l'anno scorso per una menzione di merito, purtroppo non sono riuscito a venire e avevo partecipato con un romanzo edito. Quest'anno effettivamente ho provato a partecipare con un inedito e la comunicazione del premio veramente mi ha dato molta gioia, oltre al fatto che, ribadendo quello che ha detto il terzo premiato, venire in Sicilia è sempre una bella un'occasione, insomma una terra magnifica da poter visitare. Quello che è stato ribadito nella motivazione, in effetti ha centrato gli argomenti e l'oggetto dei vari criteri che ho voluto inserire nel romanzo. Il romanzo nasce con una certa progettualità che parte già dal titolo. Non voglio stare a svelare quello che possono essere gli arcani, però vuole dare proprio uno spirito, uno spunto di riflessione su molti argomenti che hanno a che fare semplicemente con quello che può essere la descrizione di un viaggio, però può essere visto anche allegoricamente come un viaggio metafisico. Ora non voglio stare ad appesantire ulteriormente l'ambiente, vi ringrazio ancora. Premia Francesco Luzio. Foto di rito, così riusciamo a... Bene, perfetto. Grazie a Ezio Roba, grazie ancora a Francesca. Arrivederla, ci vediamo. Ripasso la parola ad Agnio. Bene, per la sezione narrativa inedita per gli autori stranieri è stato dato il premio speciale per la narrativa inedita a Amelia Marcionila Raposo Daluz, che viene da Pirapetinga in Brasile. Facciamo un applauso caloroso all'autrice che ha ottenuto questo premio speciale, perché l'anno scorso aveva già ottenuto il primo premio per il libro edito, ma chiaramente il Brasile non è dietro casa e quindi non è facile. Noi ringraziamo quest'anno l'autrice di essere qui presente con noi in questa manifestazione davvero internazionale. Amelia Marcionila Raposo Daluz è nata a Pirapetinga, appunto in Brasile, nello stato del Minas Gerais. Ecco, la sua partecipazione e la sua diciamo vicinanza alla cultura e alla scrittura, ed è stata anche professoressa nello stato del Minas Gerais, ha fondato anche con alcuni amici alcune associazioni culturali di cui è stata sempre presidente, a cui ha dedicato ecco la sua attività. Io mi scuso, ma per ragioni di tempo sto leggendo direttamente dal portoghese, purtroppo cercando di tradurre perché diciamo non ho avuto il tempo appunto di... È membro corrispondente di decine di associazioni, non soltanto brasiliane, ma anche straniere, e con cui da diversi anni, dobbiamo essere onorati anche di questo, il Convivio, e si trova anche in questo elenco, perché è stata una nostra collaboratrice, ha mandato diverse poesie, siamo stati in contatto con diversi anni, questo ci fa piacere. Ecco, noi ci complimentiamo con l'autrice per questa
per la sua presenza e per le opere che lei è riuscita a dare e come si è distinta anche negli anni precedenti. Bene, noi diamo la parola ad Amelia Luzzo, la quale parlerà chiaramente in portoghese perché non ci sono problemi, anche perché tra il portoghese e l'italiano molte parole sono simili. Eventualmente che abbiamo qualche difficoltà, ecco, magari ci serviremo di qualche interprete, ecco, che magari Maria Luisa, ecco, ci darà qualche mano, anche perché conosce abbastanza bene l'italiano e diciamo ha la qualifica di interprete. Allora, diamo la parola. Grazie. Vengo da molto lontano, dalle terre brasiliane. Sono stato felice di ringraziare l'Accademia e il Convivio, Dr. Angelo Manita e lo staff, tutti i giudici per il premio che hanno ricevuto negli anni per aver inviato i miei modesti testi. Grazie a tutti lodare l'Italia, c'è non l'immigrazione ha contributo notevolmente alta crescita e alto e sviluppo del Brasile. Un lascito importante che non sarà mai dimenticato. Viva l'Italia! Viva Italia, viva Italia, viva o Brasil! Grazie ad Amelia Luzzo che ci ha preso in contropiede, ecco, già aveva travolto, ecco, grazie, grazie, un complimento al Brasile ed è anche un onore agli altri brasiliani che sono presenti qui, ecco, grazie. Grazie, grazie, è un dono prezioso appunto che l'autrice appunto ci fa e grazie a questa nostra vicinanza con il Brasile che da tanti anni ci lega. Grazie. E mi preme ricordare che in anni precedenti abbiamo avuto un tale numero di partecipanti dal Brasile che effettivamente siamo rimasti anche noi sconvolti. Abbiamo avuto la presenza di circa 6 o 7 autori contemporaneamente che venivano dal Brasile, come se avessimo fatto qui una premiazione e l'avessimo fatta in Brasile. Grazie. A questo punto Angelo Manita premia la nostra scrittrice. La foto di rito è realmente lo spirito internazionale. Ci ha sempre caratterizzato, abbiamo sempre cercato di premiare autori stranieri, coinvolgere gli autori stranieri in Italia, ma allo stesso modo coinvolgere i nostri autori italiani in terra straniera, in modo tale che nasca una simbiosi realmente fattiva. Momento di riposo, nel senso che avremo un momento musicale grazie alla soprano Dora Saporita, che invito a prepararsi, a sistemarsi. Nel frattempo io ve la presento in modo abbastanza veloce, perché si è laureata in canto lirico presso il Conservatorio Statale di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari. Si è perfezionata in diversi master con docenti e artisti di caratura nazionale e internazionale. Allo stesso modo ha partecipato e ha avuto l'occasione di essere protagonista in numerose manifestazioni importanti, come il 222esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza e il 50esimo anniversario della nostra Repubblica. E caratterizzata da una vocalità particolare, tra l'altro riesce sia nel canto gregoriano sia nel canto moderno. È insegnante di educazione musicale presso le scuole pubbliche
ed il titolare della cattedra di canto e teoria ritmica e percezione musicale presso la Scuola Civica di Musica di Piraino, che è un ente convenzionato con il Conservatorio Statale di Palermo. Detto questo, partecipa anche con altri enti convenzionati, tra questi anche uno con il Conservatorio Vincenzo Bellini. Quindi io invito la nostra soprano Dora Saporita ad accomodarsi e ad allietarci. Allietarci veramente, perché l'ho sentita in anteprima, quindi posso assicurarvi. Sì. Grazie. Thank you.
Grazie. Un applauso quindi a Dora Saporito per questo suo primo intermezzo. E continuiamo con la premiazione con la sezione libro edito, sezione narrativa. A riguardo noi abbiamo due segnalazioni di merito. La prima a Salvatore Di Paola. Salvatore Di Paola che ha partecipato con Il Monte delle Giarre. Ecco, facciamo un applauso a Salvatore De Paola. Viene da San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Ecco, un applauso. E consegna sabato laudato appunto a Salvatore De Paola. Bene, un applauso all'autore Salvatore De Paola che ha partecipato con Il Monte delle Giarre, viene da San Cataldo, Caltanissetta. Grazie. Un applauso. Segnalazione di merito a Riccardo Di Leva. Riccardo Di Leva che è presente, dovrebbe essere presente. Ecco qui, facciamo un applauso all'autore del romanzo dal titolo Il paese dalle strade dritte. Viene da Polignano a Mare in provincia di Bari. Ecco, consegna Maristella Di Lettoso, consegna questa targa, questa segnalazione di merito. Ecco, facciamo la foto nella consegna di modo che viene bene. Ecco, Riccardo Di Leva che ha partecipato con Il paese dalle strade dritte. Facciamo complimenti all'autore e un applauso. Il terzo premio per gli autori stranieri va, per sempre per la narrativa edita, va ad Alexandru Solomon. Alexandru Solomon, che è presente, facciamo un applauso all'autore che ha partecipato con il libro edito A Mega, viene da San Paolo, dal Brasile, è il secondo brasiliano. Facciamo un applauso ad Alexandru, il quale è nato a Bucarest, ma giovanissimo è andato in Brasile dove si è trasferito e dove ha completato gli studi superiori e università, ha intrapreso la carriera imprenditoriale, vive a San Paolo con la moglie Ingrid che sempre l'accompagna, che è qui presente, facciamo un applauso anche alla moglie. Come maratoneta, ecco, anche se lo vediamo così snello, ma come maratoneta ha completato 72 maratone, tra cui una delle più importanti, quelle a cui partecipa, è quella di New York. Ogni anno, diciamo, mi pare che partecipa, penso che partecipa anche quest'anno forse, anche, ma ci auguriamo che possa arrivare fino alla fine. Ma questo c'è l'età, Alexandru, c'è l'età, e dobbiamo anche accettare, io prima, che abbiamo la nostra età. Ma invecchiare, come diceva appunto Amelia Marcionila, è un atto eroico. Ma Alexandru è premiato perché è un imprenditore, ma è un imprenditore e scrittore. Ha pubblicato oltre una ventina di libri, di cui scrive in portoghese. Ha scritto quasi tutti i suoi libri in portoghese, tranne uno, mi pare, a mia conoscenza, dal titolo Bucarest, che è scritto invece in rumeno, ma credo che sia l'unico che abbia scritto in rumeno. Tra le altre opere importanti che lui ha scritto di narrativa, ha scritto di poesia, tra le opere ultime ovviamente c'è A lutta continua, O desmonte de Venus, Un triangolo de Bermudas, A Maradona da vita, che è una delle ultime che si ricollega anche alla sua attività che lui fa come maratoneta, e che è stato pubblicato l'anno scorso, quindi è molto recente. Invece quest'anno, ecco, una pubblicazione proprio quest'anno del 2019, è A Mega, e noi ci auguriamo, sicuramente, conoscendolo da anni, sappiamo che non sarà sicuramente l'ultima opera, ma noi auguriamo che altre decine di opere possa pubblicare, ecco, è quello che ci auguriamo tutti. Ecco, vediamo la motivazione per cui è stata, ecco, dato questo premio.
Leggo io. Amega di Alessandro Solomon è una raccolta di racconti a sfondo satirico e umoristico. Come spesso si presenta la sua narrativa, dalla scrittura lineare e coinvolgente. Egli conduce per mano il suo lettore attraverso i paesi più diversi, come l'Assurdistan, la terra Assurdis, oppure la terra del nulla, paesi inesistenti che richiamano le opere narrative di Borges, Swift o Robinson Crusoe di Stevenson, ma anche l'assurdo e l'analisi psicologica di un pirandello o di uno ionesco, senza tralasciare però le ricorrenti citazioni da Google, sfruttando anche le numerose sigle dei social, fino a WhatsApp. Le 22 storie del volume si snodano quindi attraverso un'esposizione piena di metafore e di citazioni, di vitalità quotidiana e di fantasia, di sottile critica sociale e politica. Quando si è letto ciascuno di questi racconti, il lettore continua ad immarginarselo attraverso l'humor che il narratore gli fa percepire. Io direi brevemente un brevissimo intervento di Alessandro, magari un saluto, e poi proseguiamo con la manifestazione. Richiedo la definizione di brevissimo. Un minuto, cinque minuti, due, contando. Allora, come diceva quel cantore, ogni volta che torno non vorrei più partire. Non vorrei più partire, pagherei tutto l'oro del mondo se potesse rimanere qui. Sicilia è veramente meravigliosa e stare qua è un atto che mi gradisce soprattutto. La ringrazio alla giuria, ringrazio al professor Magnita, Giuseppe, la persona che più conosce Mihail Eminescu. Sono davvero molto felice. Questo libro, uno dei racconti che mi è molto caro è L'effetto San Marco. Le invito a leggerlo perché è una cosa che è una mescola della realtà con un po' di fantasia. È la storia di... è meglio leggerlo, potrete apprezzarlo meglio. Allora, un'altra volta, grazie a tutti, sono realmente felice di stare qua. E spero che questo libro non sia l'ultimo e sia lo più recente. Allora, si continua o no, lo vedremo. La maratona non c'è nessun problema, l'anno scorso ho detto che sarà la mia ultima, quest'anno ripeto, quest'anno sarà la mia ultima e vedremo cosa succederà. Grazie. Grazie ad Alessandro Solomon, premia Carmela Tuccari. Premio Carmela Tuccari, foto del rito, e a questo punto proseguiamo con la premiazione della narrativa. Grazie ad Alessandro. Ed è giusto che anche la moglie faccia le fotografie, perché altrimenti creiamo un incidente internazionale. Dobbiamo evitare appunto questi intoppi molto delicati. Prendo io la parola perché passiamo nel clou delle opere edite e iniziamo con la narrativa edita. Al terzo premio è arrivato Ausilio Bertoli con Veneti in controluce, edito da Fernandel. A questo punto chiamo il secondo premiato, che dovrà essere presente, è Maria Cristina Alfieri, arrivata al secondo posto con Fammi Luce. Per l'editore si è staccato, penso, il microfono. Se mi dà un altro microfono, io riesco. Ah no, ok, perfetto, ora ha funzionato. Volevo solo una botta. Allora, Maria Cristina Alfieri con Fammi Luce per Cappone Editore. Vi leggo brevemente la bandella editoriale. Maria Cristina Alfieri, giornalista laureata in filosofia, vive e lavora tra Milano e Parma, entrambe bellissime città, ma Parma forse più bella, dove dirige le riviste economiche del gruppo Food. Appassionata di letteratura, ha scritto nel 2016 il suo primo romanzo, Bocca di Pietra. Fammi Luce
e la sua seconda opera narrativa. A questo punto io inviterei Angelo Monitta a leggere la motivazione. Grazie. Coinvolgente romanzo in cui le vicende dei due protagonisti, l'uno maschile felicemente sposato e l'altro femminile, una ragazza ucraina che ha interrotto la sua relazione col fidanzato lontano pur non cessando mai di amarlo, si intrecciano a dare vita a un'appassionante e complessa avventura sentimentale. Storia quindi d'amore e anche di immigrazione, con tutti i problemi che ne derivano e che l'autrice ben analizza, realizzando un'opera dai forti risvolti psicologici, dimostrandosi un'attenta osservatrice dell'animo umano e scavandone i più intimi recessi. Composita e abilmente intessuta la trama, raccontata in uno stile limpido e senza cedere mai alla retorica, nel cui epilogo i personaggi ritrovano il loro interiore equilibrio. Ecco, diamo la parola all'autrice per, ecco appunto, magari presentarci in maniera diversa il proprio romanzo. Bene, innanzitutto grazie infinite anche da parte mia, anche lo splendido lavoro che fate per promuovere la cultura, che in questo periodo storico, diciamo, è un impegno anche civile molto importante, quindi grazie per il vostro impegno e per il vostro lavoro. Come giustamente si diceva nella motivazione, io ho tentato di descrivere il nostro mondo visto con gli occhi di una donna emigrata, di una donna costretta dalla miseria a lasciare l'Ucraina, a venire in Italia a lavorare e quindi a lasciare gli affetti più cari per consentire ai loro figli ai suoi figli di avere un futuro migliore del suo. Spesso il rapporto con le persone che abbiamo, che magari ci aiutano nelle nostre case, è un rapporto piuttosto frettoloso e di servizio, ci chiediamo poco qual è il loro vissuto quando si chiudono la porta di casa nostra alle spalle. Io ho cercato di raccontare questo vissuto anche per dare un piccolo contributo ad avere uno sguardo un po' più inclusivo rispetto a chi ha avuto la sfortuna di nascere in un posto meno prospero e meno fortunato del nostro. Quindi dedico appunto questo romanzo a tutte le persone immigrate che, ricordo, oggi sono persone che arrivano da tutte le parti del mondo, fino a pochi anni fa, fino a centinaio di anni fa, anche meno, erano le nostre nonne, i nostri nonni che emigravano da luoghi poverissimi per venire magari nelle città più ricche a prestare servizio a casa di famiglie più benestanti. Per cui era un piccolo tentativo anche di dare un messaggio sociale in un momento in cui credo ce ne sia particolare bisogno. Quindi grazie. Grazie. Premio Angelo Monitta. Maria Cristina Alfieri, che viene da Buccinasco in provincia di Milano, quindi inavvertitamente ho offeso pure la provincia, ma me ne accorgo solo dopo, pazienza, capita pure questo, con le preferenze geografiche. Passiamo ora al primo premiato per la narrativa edita. Quindi ho il piacere di chiamare Luigi Bartalini, che ha vinto il premio Il Convivio 2019 per la narrativa edita con il romanzo Tienimi per mano, autore che viene da Napoli, il romanzo pubblicato da Castelvecchi. E ogni tanto è bello nei premi anche farli vedere i libri, ecco, il romanzo è appunto questo. Vi do qualche indicazione sull'autore. Luigi Bartalini è sociologo e imprenditore, per molti anni dirigente d'azienda fino a posizione di vertice, è un esperto di organizzazione aziendale e nel campo delle risorse umane. Appassionato studioso di sistemi sociali, privilegia nella scrittura il flusso di coscienza. Ha esordito con la raccolta di racconti Il filo dei pensieri, ma il suo primo romanzo è Sono nato
nel mese dei morti del 2013. Nel 2015 il romanzo Casella numero 58, sempre edito da Castelvecchi, ha ottenuto il premio della giuria nei concorsi Città di Pontremoli, Il Litorale di Massa e Montefiore. Mi prendo anch'io la responsabilità di leggere la motivazione, essendone pure l'autore, quindi potete linciarmi benissimo. Luigi Bartalini parte da una storia familiare, o perlomeno quella che apparentemente può essere tale, per districarsi nei reconditi strati dei sentimentali dell'uomo contemporaneo, scisso tra pacatezza e velocità, indifferenza e amore. Fra Alessi e Gianni difatti viene a crearsi un progressivo straniamento, eppure l'allontanarsi fornisce il motivo di un'escavazione in se stessi. Sono le descrizioni che in maniera più evidente delineano il colpo d'occhio dell'introspezione, manifestando una realtà filtrata che alle volte si stacca, vivendo parallelamente dai suoi personaggi. Nel senso che, anche quando ci sono le descrizioni dell'ambiente esterno, vi è una capacità di interiorizzarle talmente forte che vengono appunto per questo filtrate. Tienimi per mano è il titolo del romanzo, ma anche la metafora che guida i rapporti, come se un tenue contatto fisico possa ricostruire quanto si è pensato di perdere, sia che si tratti della relazione amorosa con il marito, sia che si voglia mantenere oltre il tempo, per serbarla nel cuore, la presenza di un padre morente, Giuseppe Manitta. A questo punto, dopo questa lunga presentazione, direi di passare la parola all'autore, così potrà delucidarci o perlomeno intervenire. La ringrazio. Grazie. Penso di avere i consueti 30 minuti di tempo, no? Sì, certo. Praticamente una conferenza. Innanzitutto volevo ringraziarvi per avermi per la seconda volta, perché le è sfuggito, su Casella numero 58. Io sono stato secondo classificato nel 2016, credo. E quindi vi ringrazio particolarmente per aver tenuto in considerazione Tienimi per mano e per averlo premiato. Oltre a voi vorrei ringraziare anche tutti i partecipanti, non sono quelli che sono qui e che sono premiati insieme a me oggi, ma anche tutti i partecipanti che hanno reso possibile un premio così importante, anche dal punto di vista non solo qualitativamente, ma anche dal punto di vista quantitativo. E sono particolarmente soddisfatto di essere qua, perché per me è stato ingaggiare una lotta. La scorsa volta voli annullati, non sono riuscito a essere qui, anche questa volta volo annullato e 10 ore d'attesa, però ce l'ho fatta, quindi sono veramente molto molto soddisfatto e motivato da questa cosa. Grazie, grazie. Lo prendo come un applauso all'eroismo insito in questa impresa che ho portato avanti. Per quanto riguarda il libro, sono particolarmente legato anche a questa creatura, perché di fatto scrivere un libro per me è un po' come formare una creatura, quindi va anche un po' al di là dell'opera. È un momento di tribolazione, di costruzione dei personaggi. Io in particolare, diciamo, quando sono quasi alla fine della scrittura, li vedo anche un po' camminare per casa, il che praticamente impone a mia moglie un rigido controllo su di me, perché effettivamente potrei fare cose strane, però va tutto bene alla fine. E che però quando metto il punto finale, la storia non mi appartiene più, quindi sono ancora più contento di partecipare a incontri con i lettori o a dei premi, perché è un po' come rincontrare una nave che è partita dal porto e che poi ha fatto un viaggio e mi torna arricchita, quindi mi torna arricchita delle parole, della motivazione, così come con i lettori spesso mi arrivano delle sensazioni o delle interpretazioni del mio scritto che magari non sapevo neanche di aver prodotto. Vi ringrazio tutti quanti, ringrazio la giuria. Mi prendo la briga di premiare io stesso, in quanto uno dei responsabili, quindi
Bene, grazie, ringraziando Luigi Bartalini, a cui appunto salutiamo con un applauso. Passiamo alla sezione saggistica, la saggistica edita, per cui una segnalazione di merito va a Consuelo Valenzuela, che ha partecipato con un'opera particolare dal titolo Guida alle più belle case di artiste in Italia. Un applauso all'autrice. L'edizione è a cura di Edizione Stampa Alternativa, viene da Roma. Ecco, facciamo un applauso per quest'opera che è davvero interessante per conoscere le case di artisti italiani con immagini e commenti. Molto bello. Grazie all'autrice Consuelo Valenzuela per Guida alle più belle case di artiste in Italia. Grazie. I primi premiati al terzo posto, il premio è andato ad Asteria Casadio. Asteria Casadio ha partecipato con un saggio dal titolo Nel laboratorio di Roberto Bracco, I pazzi ed altro. Un applauso all'autrice. L'opera è stata pubblicata da Edizione Sinestesie. Ecco, l'autrice viene, questa è l'opera, l'autrice viene da Teramo. Ecco, leggiamo intanto la motivazione, ecco, per cui è stato assegnato questo premio. Asteria Casadio restituisce alla storia della letteratura la figura finora e altrimenti poco approfondita di Roberto Bracco, attraverso una ricerca dettagliata e documentata, condotta con estremo rigore scientifico e filologico. È la riscoperta di un autore teatrale che, partendo dall'esame di una singola opera, si estende a largo raggio sulla sua intera produzione e metodologia, illustrando il criterio adoperato nelle opere di narrativa e poesia e trattandone in verticale l'evoluzione e in orizzontale i rapporti con altri autori e col panorama letterario coevo. Allora, la motivazione di Maristella Di Lettoso, non abbiamo avuto occasione di presentarla all'inizio. Maristella Di Lettoso fa parte della nostra giuria, autrice di diversi saggi e anche di storia locale, è stata direttrice della biblioteca comunale per numerosi anni. E l'autrice Asteria Casadio, ecco, diamo la parola, ecco, per presentarci anche lei questo suo saggio, che è un saggio anche particolare e di riscoperta di autori che tante volte sembrano secondari ma sono di una certa importanza e di una certa valenza. Grazie, io vi ringrazio innanzitutto per l'ospitalità che sempre concedete anche alle mie note sul convivio, e ne approfitto di questa occasione per ringraziarvi davvero anche per i preziosi consigli che nel tempo mi sono arrivati da voi. Vi ringrazio per il premio, sono molto felice anche perché, come giustamente è stato sottolineato dalla motivazione, la figura di Roberto Bracco e la sua opera necessitano ancora di ulteriore approfondimento proprio filologico, quindi sono molto lieta di questo premio. Vi ringrazio, vi ringrazierebbe anche Bracco, che ha sempre nutrito una profonda fiducia nella sua opera nonostante i tempi che ha vissuto da antifascista. Grazie. Ecco, ringraziamo Asteria Casadio proprio per questo saggio. E intanto facciamo la foto di rito e ha consegnato appunto Maristella Di Lettoso. Grazie ad Asteria Casadio, un applauso. Al secondo posto si è classificato Roberto Cavallo, che ha partecipato con un titolo, con un libro molto particolare, un saggio molto particolare e molto moderno, La Bibbia dell'ecologia, pubblicato da LDC e di Alba Cuneo. E non è stato presente, non è presente perché aveva degli impegni presi con la RAI, perché collabora con la RAI e aveva proprio in questi giorni degli impegni già di riprese che doveva fare, e purtroppo non ha potuto essere presente per questo motivo. Al secondo posto per la saggistica, in questo caso straniera, in lingua portoghese, abbiamo Ana Luiza Almeida Ferro,
che ha partecipato con O Tribunal de Nuremberg. Facciamo un applauso all'autrice che viene da San Paolo, da San Luis, dal Brasile. È presente con un saggio particolare, è un saggio molto interessante che tocca l'Europa. Ma intanto presentiamo l'autrice brevemente. È nata a São Luís, nello stato del Maranhão, nel Minas Gerais, in Brasile. Laureata in lettere e diritto nell'Università Federale di Maranhão, ha conseguito il dottorato in scienze penali e postdottorato presso l'Università di Salamanca in Spagna. Docente universitaria e conferenziere internazionale, è membro d'onore della Società Brasiliana di Psicologia Giuridica. Ha conseguito anche il diploma di competenza per l'inglese e il francese, speriamo anche d'italiano quanto prima, perché parla anche bene l'italiano, abbastanza bene, membro di alcune prestigiose accademie, ha pubblicato molti articoli e volumi di argomento giuridico, di cui si ricordano Robert Merton e O funzionalismo, il crimine, ecco li traduco in italiano, il crimine del falso testimonio o falsa perizia, interpretazione costituzionale, criminalità organizzata. Sono gli ultimi saggi che vanno dal 2004 a quello più recente, che è la pubblicazione appunto dell'opera con cui è stata premiata O Tribunal de Nuremberg, che mi pare dell'anno scorso. Ma non è soltanto giurista e autrice di saggi, ma è anche poetessa, perché ha pubblicato, anche se non viene premiata come poetessa, ha pubblicato di fatti due volumi di poesie, Versos e Anversos, sempre in portoghese, del 2002 e Quando, Poesias, del 2008. Ma vediamo qual è la motivazione per cui è stato assegnato questo premio. Il saggio O Tribunal de Nuremberg analizza sotto l'aspetto giuridico e del diritto internazionale uno dei processi più famosi della storia, quello di Norimberga, che ha giudicato i grandi crimini di guerra dei nazisti. La peculiarità del lavoro consiste nell'analizzare l'argomento non con l'ottica dello storico, ma con quella del giurista, qual è l'autrice, che, docente universitaria, con un linguaggio chiaro e obiettivo, espone i risvolti del processo dal punto di vista del diritto, partendo dai presupposti del procedimento giuridico e mettendo a confronto due aspetti essenziali: quello del principio della legalità in materia penale e quello dell'obbedienza gerarchica. Ma del processo di Norimberga vengono soprattutto messi in evidenza i principi stabiliti per la lotta a quei crimini contro la pace e contro l'umanità, i cui risvolti si possono avere anche in processi internazionali più recenti, come quelli riguardo alla ex Jugoslavia o alla Ruanda. Il saggio di Almeida Ferro è ben condotto e soprattutto ben documentato. Complimenti all'autrice. Ecco, passiamo la parola all'autrice, ecco, che parla discretamente bene l'italiano. Mille grazie. Io non parlo bene l'italiano, ma è un grande onore essere qui oggi. E le mie congratulazioni all'Accademia Internazionale Il Convivio. Il mio libro parla della corte di Norimberga, ma oggi vi presento alcuni versi in onore della Sicilia. Le pietre della Sicilia. Nella bellissima perla mediterranea, il passato familiare rompe la vigilia, il presente è antologia estemporanea, dove guardano le pietre della Sicilia. Sull'isola corteggiata dal Tirreno, la storia conserva la vecchia mobilia, presa dalle nuove viti del terreno, dove dormono le pietre
della Sicilia. Nel lento crepuscolo dei conquistatori può ancora essere esposta la Quisquilia, o è scoperto il tesoro degli affamatori, dove vigilano le pietre della Sicilia. Sulle tre estremità dell'isola assediata è preparato il sacrificio del suo Vetaurilia, mentre Marte alza l'arma dimenticata, dove rotolano le pietre della Sicilia. Se lo Sirocco trasuda l'aria del deserto, l'Etna annuncia un futuro aperto. Grazie, mille grazie. Mille grazie. Angelo Manitta premia la nostra terza esponente brasiliana. Come vi dicevo, appunto, c'è una forte presenza quasi ogni anno di intellettuali dell'America Latina, con la quale abbiamo sempre intrattenuto ottimi rapporti. Grazie ancora. Un applauso di congedo. E proseguiamo con la premiazione della saggistica edita. A questo punto è un piacere, un onore chiamare nel nostro banco di premiazione una delle firme, diciamo, più consuete della casa editrice Newton, soprattutto per quel che riguarda la saggistica storica, che è Giuseppina Mellace. Io invito l'autrice ad avvicinarsi e vorrei almeno presentarvela così fugacemente. Giuseppina Mellace è nata a Roma, ha insegnato per tantissimi anni, si è occupata di numerosi aspetti della storia, in particolare della storia italiana, e per la Newton Compton ha pubblicato Una grande tragedia dimenticata sull'eccidio delle foibe nel 2014, in seguito Delitti e stragi dell'Italia fascista e poi L'oro del duce. Detto questo, io vorrei appunto mostrarvi l'ultima fatica di Giuseppina Mellace, I dimenticati di Mussolini, e leggervi la motivazione. Settembre 1943, data fatidica, data complessa da molti punti di vista. Gli americani liberano o invadono, secondo l'ottica di alcuni, l'Italia a partire dalla Sicilia. Da questa data le privazioni delle indispensabili tutele per l'uomo vengono quasi tutte infrante. Si hanno stragi ad opera di entrambe le parti, cosa che molto spesso viene sottaciuta anche dagli storici, sia dei liberatori sia delle forze dell'asse. In una posizione estremamente difficile si ritrovano gli italiani che, dopo l'armistizio, non accettano di combattere nelle file tedesche, molti dei quali vengono imprigionati o costretti a subire restrizioni terribili. Se da un lato di fatti sono noti alcuni dei campi di internamento, dall'altro, ad esempio, meno si sa di quelli istituiti dai partigiani a Savona o a Novara o dagli alleati in più parti d'Europa. Giuseppina Mellace fa luce su questi connazionali attraverso un saggio corposo, attento alle fonti, alle testimonianze, ai dati sulla disumana vita condotta nei campi di concentramento. L'intento dell'autrice è quello, in questo testo, ma come in altri suoi precedenti, di vagliare aspetti poco noti della storia italiana, cercando di presentare con obiettività i fatti, al di là di strumentalizzazioni politiche cui tale periodo della storia è spesso soggetto. E realmente valutare un saggio storico su questo determinato periodo oggi è sempre più difficile. Pensate che la storiografia per tantissimi anni ha voluto non vedere le stragi o le barbarie che gli americani fecero in Sicilia in più luoghi, perché ovviamente delle quali non si poteva parlare. Erano i liberatori, quindi null'altro si poteva dire. Qui, come in buona
in altri luoghi dell'Italia. Quindi il lavoro di Giuseppina Mellace in questo senso è veramente meritorio. A questo punto io le passo la parola per un intervento. Grazie. Allora, grazie a tutti per aver ancora una volta avermi chiamata ancora una volta qui nella Sicilia. Dal mio cognome si capisce benissimo che sono meridionale, quindi per me è sempre una gioia tornare giù in queste terre. Allora, il libro sì, è un libro di saggistica che parla di questi 650.000, ecco, erano i militari italiani catturati dai tedeschi, però è un libro a 360 gradi, perché parla anche dei campi alleati, quindi francesi che non ci hanno veramente trattato bene, per non parlare dei russi, terribili, poi gli americani e gli inglesi, diciamo un pochino meglio. In questo libro c'è di saggistica, diciamo c'è un fil rouge, perché è un libro di saggistica ma si legge come un romanzo, perché tutto il libro è attraversato dalla storia di un soldato semplice al quale è dedicato questo libro. Non è una persona a caso, perché era mio suocero, e io mi commuovo sempre quando ne parlo. Anche se insomma sono abituata ormai, però insomma la voce mi trema sempre. E noi abbiamo rifatto tutta la strada dalla Grecia fino a dove è stato deportato, in Germania vicino a Kassel. Quindi è stata una vicissitudine terribile, e lui, come tutti gli altri, non ne hanno voluto parlare, perché appunto, come dice il titolo, lo Stato italiano li ha completamente dimenticati. E quindi sì, non si sente più il microfono, ma tanto la voce da insegnante bella impostata. Quindi li ha completamente dimenticati e solamente adesso se ne parla. E infatti questo libro è finito adesso anche in Germania, dove forse sono un pochino più attenti di noi. Quindi ecco, mi faceva piacere risottolinearlo. Quindi se avete piacere di leggerlo, c'è questo fil rouge che corre per tutto quanto il libro. Grazie a tutti e grazie ancora a voi. Lascio un secondo il palchetto per premiare Giusy Mellace, grazie. Grazie a Giuseppina Mellace. Ecco, abbiamo un secondo intermezzo con Dora Saporito, la soprano solista, appunto, che ci canta un'opera dal titolo Nel dipinto d'amor. Testo e musica sono dell'autrice, quindi possiamo apprezzare anche, ecco, la poesia e oltre al canto di Dora Saporito. Thank you.
Grazie, grazie a Dora Saporita. A questo punto un omaggio floreale e una targa ricordo per i bellissimi due brani che ha suonato e interpretato con la voce. Grazie ancora, un applauso di congedo. E a questo punto proseguiamo con il libro edito di poesia. Partiamo dalla segnalazione di merito e quindi invito Anna Francesca La Rosa ad avvicinarsi, che ha ottenuto una segnalazione per il libro Vetri d'Anima edito da Pellegrini di Rende in provincia di Cosenza. Grazie per la sua presenza. Invito Francesca Luzio a premiare la nostra poetessa. La poesia edita è forse una delle sezioni, insieme alla poesia inedita, più frequentate. Il problema è che in Italia abbiamo una enorme diffrazione tra la qualità della poesia e la quantità che questa viene prodotta o pubblicata addirittura, con un'altrettanta scarsezza di lettori di poesia, perché lettori forti di poesia sono veramente pochi. Quindi grazie a Anna Francesca La Rosa e un applauso di congedo. Grazie. Grazie ancora. Al terzo premio è giunto Carlo Giacobbi con Veramente quest'uomo, edito da Arcipelago Itaca, e invece al secondo posto è giunto un libro molto particolare che recita così nel titolo, Diligenza del non padre di famiglia, edito da Italic. L'autore è Riccardo Mazzamuto, che proviene da Livorno. Lo invito ad avvicinarsi al nostro palchetto. Riccardo Mazzamuto è un autore che io oserei, ma osando molto, definire sperimentale, perché ha la capacità di unire sia un risvolto lirico sia un risvolto narrativo all'interno dei suoi testi, con anche una buona dose di ironia e di ribaltamento delle cose consuetudinarie. Io ricordo solo un libro precedente a questo, che è La volpe e il gatto, edito a Lieto Colle nel 2016, che è stato segnalato al Camaiore e finalista al premio Amaro Silano 2018. Della sua poesia ne hanno scritto veramente in tanti, molte delle firme importanti della nostra contemporaneità. Vi leggo la motivazione. La poesia di Riccardo Mazzamuto si può considerare un esperimento di sintesi tra l'andatura narrativa e quella lirico-metaforica. Eppure l'originalità di un'opera come Diligenza del non padre di famiglia consiste proprio nel ribaltamento. Il titolo è una negazione di un articolo del Codice Civile. Nello scrutare, cioè con occhi diversi, o meglio, da angolature diverse, ciò che è e che avviene nella società contemporanea. Si rileva una certa spersonalizzazione addirittura, che si tramuta in espressione del tragico contemporaneo attraverso un umorismo che si potrebbe definire pirandelliano. La poetica dell'assurdo alcune volte prende il sopravvento e dimostra le fratture della società tramite continui ribaltamenti di situazioni ed espressioni. Poesia civile, dunque, in quanto riguarda il cives, cioè il cittadino del mondo, o di una sua parte ristretta. Inoltre, tutte queste diffrazioni hanno un esito direttamente proporzionale nella lingua, anch'essa versatile, frastagliata alle volte e dislocata in modo irregolare, come lo è spesso l'uomo nella società. Io ringrazio Riccardo Mazzamuto per la presenza e gli passo la parola. Grazie. Non ho molto da dire, ha già detto in modo perfetto tutto il presidente
della giuria, io tanti ringraziamenti per la capacità organizzativa. E il mio cognome parla chiaro, io sono cresciuto e nato in Toscana, si sente dall'accento, però le origini sono siciliane, quindi era da tempo che mancavo dalla Sicilia e grazie a questo premio, insomma, ho passato un weekend all'insegna di nuovi profumi, nuovi odori, eccetera. Il libro, sì, che è questo qui, in effetti prova a smontare quello che è il linguaggio del diritto con un linguaggio quotidiano affrontato in tutte le sue situazioni, e questo si emerge sia dal tipo di versificazione che di contenuti. Ringrazio tutti, ci sono molti autori di qualità e quindi questo mi ha veramente fatto piacere. Grazie a tutti. Grazie a Riccardo Mazzamuto, io mi avvicino a lui per premiarlo. Un secondo. Cerco di essere agile, ma la stazza alle volte non me lo permette, quindi perdonate il ritaglio di silenzio. A questo punto passiamo al primo premiato per la poesia edita. È un libro anche questo molto diverso rispetto al secondo, perché ha un suo impianto ben determinato, lirico ma comprensibile. Si tratta di un autore, secondo alcuni, tra i migliori autori italiani che abbiamo. Io conoscevo appunto l'autore primo classificato solamente per nome, e questa è stata l'occasione per poterlo incontrare per la prima volta. Parlo di Stefano Vitale, che è giunto primo classificato con La saggezza degli ubriachi, edito dalla Vita Felice di Milano. Stefano Vitale proviene da Torino. Prego, si accomodi. Io vorrei darvi anche in questo caso una brevissima indicazione sull'autore. Vive e lavora a Torino. Nel 2003 ha pubblicato una plaquette in francese, ma ha pubblicato tantissime cose in italiano, tra queste anche Il retro delle cose per Punto a Capo Editrice, ma ha pubblicato anche per Gribaudo Editore Angeli. Si occupa molto della divulgazione della poesia nella città di Torino, con diverse collaborazioni anche importanti come l'Accademia di Musica di Pinerolo e l'Associazione Amici dell'Orchestra Sinfonica della RAI. È giornalista e ha collaborato con l'Indice nella rubrica Anni Verdi dedicata alla letteratura per l'infanzia. Vi leggo la motivazione per La saggezza degli ubriachi. La saggezza degli ubriachi esprime sin dal titolo l'ossimoro dell'esistenza, perché in fondo nella dialettica è riscontrabile un barlume di conoscenza. Se da un lato infatti la poesia di Stefano Vitale assume una connotazione pronominale forte, dall'altro lato questa stessa caratteristica permette di individuare la continua progressione verso una verità identificabile, sino a configurare la parola poetica come espressione di questo incedere e come superamento di un valico oltre il quale è possibile l'agnosi. Nel senso che, sì, è vero, esiste un io che parla, infatti quando andrete a leggere il libro la prima persona è presente, è molto presente, o comunque l'aspetto pronominale è molto forte, ma dall'altro lato questo significa uno scavare entro se stessi e trovare quell'agnosi, quella conoscenza di cui accennavo prima. Vi leggo i versi. Perché il vero sta nell'oltrepassare, nel dettaglio dove si nasconde al primo sguardo il nostro esserci, in piedi, di tanto in tanto, diritti e sinceri. Questa escavazione nelle aree umbratili dell'io si tramuta in una lettura della civiltà, tanto che si esprime in essa il precipizio o l'eventuale salvezza.
Eppure tali estremi sono gli stessi entro i quali si muove il poeta, che prosegue un'indefessa ricerca per definire e definirsi, cioè per riconoscere se stesso e il mondo entro il quale si era chiusi. Grazie a Stefano Vitale per la presenza e a questo punto vi passo la parola. Grazie. Grazie, grazie molte per questa occasione che per me è molto importante, perché anche qui, come potete sentire dal cognome, io vivo e lavoro a Torino, ma io sono nato a Palermo, la mia famiglia è siciliana e l'essere legato a questa terra per me è una cosa fondamentale, e questa occasione è veramente per me molto significativa. Quindi l'essere, come dire, riconosciuto, no, anche qua, no, mi ha fatto molto, molto piacere. Sì, ringrazio senz'altro quindi la giuria, ringrazio anche Giuseppe, Manitta e Angelo naturalmente, che presiede, e tutti gli altri della giuria per questa attenzione, perché in effetti quello che è stato detto nella motivazione rispecchia uno degli aspetti importanti del libro, che come è stato detto ha un impianto ben preciso. A me non capita sinceramente di scrivere, cioè scrivere si scrive quando hai in mente qualche cosa, e tante possono essere le occasioni per poter scrivere e scrivere dei versi, ma poi perché questi diventino un libro, diventino un qualcosa da comunicare, devono avere una struttura, almeno dal mio punto di vista. Quindi devono avere qualcosa da dire, perché oggi, come è stato accennato prima, troppi parlano un po' a caso, no? Lo stesso titolo, La saggezza degli ubriachi, ha un po' questo senso, è un ossimoro, un po' impoetico se volete, che però ci indica da una parte anche la nostra stessa natura ossimorica, no? Abbiamo bisogno di certezze, abbiamo bisogno di saggezza, di verità, di conoscenza, ma al tempo stesso spesso ci muoviamo nel buio, ci muoviamo in maniera un po' incerta, facciamo un sacco di errori, siamo fatti della stessa natura dei nostri sbagli, si dice a un certo punto nel libro, e abbiamo un desiderio insopprimibile di ubiquità, cioè di essere qui ma allo stesso tempo altrove, un po' pirandellianamente, no? Un po' come ci insegna in qualche modo la mia stessa radice, no? Da questo punto di vista, no? Quindi questo gioco di essenze, di apparenza, di in qualche modo trovare il bandolo di una matassa che ci sfugge. E questo purtroppo è un fatto non solo esistenziale, e vado a chiudere, ma è anche un fatto storico, un fatto culturale. Prima ho sentito parlare dell'immigrazione, ho sentito parlare delle guerre rimosse, dei massacri rimossi. Ecco, viviamo in un'epoca in cui i saggi appaiono un po' ubriachi delle volte, quelli che sono in realtà ubriachi appaiono come quelli che hanno in mano le redini del mondo, e questo mi lascia molto inquieto. Quindi il libro è anche un messaggio civile, un messaggio etico, dentro c'è tanta poesia civile espressa in una maniera speciale. E infine, effettivamente, la poesia che cosa serve? Come la musica, come la natura, come tante altre espressioni artistiche e come dire sovrastrutturali, ci servono a essere noi stessi, che è poi la cosa più importante, che spesso ci sfugge, ma che comunque disperatamente inseguiamo. Grazie. Ringraziando Stefano Vitale, ecco, passiamo al primo premio per il libro edito di poesia di autore straniero, e invitiamo qui Otilia Dorotea Borcia, che ha partecipato, ecco, facciamo un applauso all'autrice, che viene da Bucarest e ha partecipato con la Silloge Poetica da Ruri Veci, Siversuri Noi. Ecco, l'autrice Otilia Dorotea Borcia è laureata in filologia presso l'Università di Bucarest, con specializzazione in lingua romena e lingua italiana.
Ha conseguito il dottorato di ricerca in storia e critica del teatro all'Università Nazionale Teatrale Cinematografica Caragiale di Bucarest con la tesi Polivalenza del comico nel teatro di Carlo Goldoni. Ha insegnato e insegna e continua ad insegnare in diverse università di Bucarest, conferenziere universitario all'Università Cantamir e titolare dei corsi di storia di letteratura, cultura e civiltà italiana, teoria e tecnica della traduzione all'Università Nazionale di Belle Arti di Bucarest. Traduce dallo spagnolo anche dall'inglese. Ha pubblicato numerosi saggi e studi di letteratura e di arte ed ha organizzato e condotto numerose attività di ricerca storico-scientifica sia in Romania che all'estero ed anche in diverse università italiane. Elencarle tutte sarebbe molto difficile perché obiettivamente dobbiamo dire che a Bucarest è una delle anime, diciamo, che rendono viva questa città. Complimenti ad Otilia, e proprio per questo suo impegno le è stato di recente conferita la prestigiosa onorificenza di Cavaliere della Stella d'Italia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con decreto del 27 dicembre 2018. La consegna del diploma è avvenuta il 5 giugno del 2019 presso l'Ambasciata d'Italia a Bucarest. A consegnarlo è stato personalmente l'ambasciatore d'Italia Marco Giungi durante il ricevimento dedicato appunto alla Festa Nazionale della Repubblica. Ecco, leggiamo la motivazione per cui... Leggiamo la motivazione della professoressa Borcia. I versi di Otilia Dorotea Borcia del volume Daruri Veci Siversuri Noi mostrano un'accurata attenzione versificatoria nel trattare uno dei temi essenziali delle letterature di ogni tempo, il dolore. La poesia che lo esprime assume da una parte una forma che richiama aspetti classici come la struttura del salmo, la divisione in quartina, la rima, dove non manca il richiamo a Dante o l'accostamento al Carpe Diem oraziano, senza eludere accostamenti moderni attraverso una religiosità laica. Per passare poi ai versi nuovi, dove appare una raffinata emozionalità con la consistente speranza di una felicità interiore. Io invito la professoressa Borcia ad avvicinarsi, e ci è scappata, ci è fuggita con la sua solita vitalità, e anch'io devo dire la mia, perché è una delle esponenti dell'italianistica romena più importanti di oggi. Grazie per essere presente. Prego. Grazie a loro, e naturalmente che sono commossa, perché non si può essere diversamente. È una lunga collaborazione che abbiamo avuto con il convivio e con la famiglia di Artisti Manita, che è venuta due volte già in Romania, e che abbiamo avuto il piacere di mettere in contatto con la Casa degli Scrittori di Bucarest e con altri prestigiosi istituti. Sì, così. E allora ho avuto anche il piacere di poter dire alcune parole sul fantastico libro di Angelo Manita, Big Bang, Canto del Villaggio Globale, e naturalmente che presenterò anche il libro dedicato al poeta nazionale romeno Michele Eminescu, scritto dal Manita Junior. Un applauso per lui, perché è veramente un personaggio fantastico. Pur se giovane, poeta, scrittore, saggista e critico, e tutti e due sono conosciuti e molto molto apprezzati nel mio paese. Allora, in quello che mi guarda, amo l'Italia, sulla quale ho scritto alcuni libri, e amo soprattutto Sicilia, in cui sono venuta da interprete, da guida quando ero studentessa, da professoressa e adesso da invitata dal convivio. E non meritavo questo premio, ma come diceva mio marito, povera anima che mi aspetta nei cieli ormai da 4 anni, io sono sempre stata ritardata, allora ricevo i premi alla vecchiaia. Comunque è sempre una gioia, e per questo nel secondo libro di poesia, che è stato
considerato come degno di ottenere questo premio. Ho scritto su questa mia giovinezza, e nel quale ho dedicato poesie ai grandi artisti italiani e naturalmente anche alla mia famiglia, a mio marito e a mia figlia, alla quale dedico questo premio perché è la mia ricchezza più grande del mondo, si chiama proprio Lavinia, vive in Francia, a Parigi, è la mia più grande ricchezza, è bravissima ed è stata lei a regalarmi questo viaggio. E allora le leggerò anche la poesia che le ho dedicato, perché anche da madre sono stata vecchia, l'ho avuta in vecchiaia. La poesia si chiama La meraviglia del mondo, alla vigna il mio raggio di sole. Ah, devo respirare, scusi. Quando ti sei staccata da me, il mondo si è spezzato come un pane in due pezzi, vita e morte. E il tuo primo grido, straziato dal mio grido di dolore, divenne un'ode della gioia. Perché il tuo cuore, dal mio cuore palpitando, ha fatto sì che dal mio corpo fragile il tuo corpo allegro fiorisca. E quando le tue palpebre sbatterono la prima goccia di vita, il cielo e la terra sono diventati una finestra verso l'eternità. E per un attimo il Signore ci ha accolto di nuovo nel paradiso a bere il nettare della nostra innocenza. Ma i miei occhi non hanno più avuto bisogno di lacrime, perché i mari del mondo si erano riversati nella mia anima. Per crescere Sakuntala nel giardino dell'amore, ti ho lavato con latte rugiada, con affetto, ti ho vestito in velo d'amore, di poesia e di bavella. Ecco perché la nostra via lattea ci porta sempre abbracciate in volo fino al mio ultimo dissipamento. Grazie, scusi no, gli errori. Qui un piccolo regalo per il convivio. Io, da non tanto buona cristiana ortodossa, porto un simbolo, un'icona della Madonna. Grazie. E poi altri miei mobili di poesia. E per la commissione dei dolci. Grazie. Premia Angelo Manitta. Grazie alla professoressa Borcia. Beh, tra tutti gli omaggi io farei qualche divisione. I dolci li prendo io, perché realmente sono un appassionato di, si vede pure, di buoni cibi, e poi soprattutto mi piacciono molto tutte le cose che provengono a tutti i sapori diversi da quelli nostri consuetudinari. A questo punto ripasso la parola ad Angelo per la prosecuzione del premio. Grazie. Ringraziando Otilia per la sua presenza, ecco, per questa bellissima manifestazione, ecco, e vi auguriamo di poter continuare ancora per altre centinaia di anni, ecco, questa sua attività intensa in Romania, a Bucarest, ma anche nel resto, ecco, del mondo, e anche in Italia, dove spesso appunto lei si reca. Grazie, grazie. Passiamo alla sezione poesia italiana inedita. Segnalazione di merito a Teresa Vadalà con Scarpetta rossa. Ecco, Teresa Vadalà è presente, ecco, facciamo un applauso. Ecco, consegna Maristella Dilettoso. Benissimo, facciamo un applauso a Teresa Vadalà. Teresa Vadalà Fierro ha partecipato appunto con Scarpetta rossa. Segnalazione di merito a Francesco Vasta. Francesco Vasta, che è presente, facciamo un applauso all'autore. Ha partecipato con la lirica Come le foglie. Ecco, consegna il premio Sabato Laudato. Mettiamoci qui nella stessa posizione degli altri.
in modo che anche per il fotografo viene facile per poter fare la foto. Grazie, ringraziamo Francesco Vasta che ha partecipato con la lirica Come le foglie. Segnalazione di merito a Giuseppina Crispi. Giuseppina Crispi ha partecipato con Le carezze. Un applauso all'autrice. Consegna il premio Francesca Luzio, che viene da Palermo. Ecco, mostriamo anche il diploma, così si vede anche nella foto. Grazie a Giuseppina Crispi. Sì, un applauso, sì. Grazie. Giuseppina Crispi ha partecipato con Le carezze. Segnalazione di merito a Nino Mantineo. Nino Mantineo ha partecipato con un'opera particolare, è presente, facciamo un applauso all'autore. Ha partecipato con l'opera Che anno era? Ecco. Ringrazio il convivio e la giuria. Un breve brindisi a voi. In questa domenica di gioia, in questo bellissimo Caesar Palace Hotel, in questo splendido convivio magico più della lampada di Aladino, un brindisi a voi tutti con un rosso bicchiere di vino. Che anno era? È una poesia dissonante che ci porta indietro nel tempo in un passato misterioso, ma che ci lancia sorprendentemente in un futuro arcano e meraviglioso. Era una domenica di giovedì, di un'estate invernale dalle ombre luminose. Il sole scendeva a larghi fiocchi e la neve, con i suoi lampi torridi, infuocava la terra. Io eravamo in cinque, seduti sul ciglio di una pietra di legno, vedemmo che il cielo all'improvviso si offuscò. Mai lo avevo visto così pallido. In quello sconosciuto mattino di sera, dai vivi colori roboanti, il vento si alzò, ma non baciò nessuno dei cavalieri dell'Apocalisse, ma lambì le fronte degli aceri del bosco. In quel bosco ricco di bacche e di fiori verdi a grappoli, il giardiniere aspettava un tiglio, il geometra aspettava una squadretta, il ragioniere aspettava una calcolatrice. Nel rilucente tramonto mattutino, quel quarto di luna piena, bianchissima di un rosso non turchino, illuminava il crespo cammino dei delfini canori che giocavano sul prato dei ricordi tra i cespugli di velluto. Una stella poco azzurra si staccò dal carro del vincitore e andò a poggiarsi sulla carrozza senza cavalli. Il cocchiere, che aveva la patente online, con quella stella in più, entrò nella galleria d'arte, ove i colori sognavano e non mentivano. Che anno era? Che giorno era? Era il tempo di vivere con lei. Grazie. Grazie a Nino Mantineo che ha partecipato appunto con un'opera dal titolo Che anno era? Grazie. Ecco la foto, se è stata fatta.
Nei primi premiati, al terzo posto si è classificato Vittorio Di Ruocco con Il destino di un poeta di Ponte Cagnano Salerno, di Assente, Claudio Carbone con La montagna non ha barche di Formia, Latina. Al primo posto invece si è classificato Vittorio Fabbricatti, che ha partecipato con l'opera L'urlo, viene da Nuova Siri Marina in provincia di Matera. Un applauso a Vittorio Fabbricatti. Ecco, e leggiamo la motivazione per cui è stato assegnato questo primo premio. Il poeta Vittorio Fabbricatti, col suo componimento L'urlo, ci propone uno spaccato storico-filosofico espresso in chiave poetica. L'accostamento al famoso dipinto che risale al 1893, una delle prime versioni dell'artista, rende giustizia all'icastica potenza del verso che scorre prepotentemente verso l'amara conclusione. Un piatto di lenticchie ci resta da mangiare per aver venduto ieri, l'oggi e il domani anche. E mentre nell'opera pittorica L'urlo dell'uomo lacera l'aria striandola di ondulate bande rosso sangue che emergono violentemente sullo sfondo, l'incisività verbale della lirica lacera l'anima con la stessa energia psichica emanata dal quadro. L'anafora accompagna l'andamento dei versi che ripropongono quasi la figura umana serpentiniforme posta in primo piano partendo da un versificare esteso che via via si assottiglia nel malessere delle ultime strofe. Quell'aver mischiato tutto, infatti, anche qui diventa un grido di paura e di rabbia che parte dall'angoscia e dal turbamento dell'uomo che non sa più chi è e si ritrova a fare il punto sulla sua sconfitta per aver messo all'asta al miglior offerente l'anima tra l'essere e l'apparire. Un meritato primo premio, quindi, sia per l'originale struttura del testo che per l'analisi introspettiva dell'attuale disagio sociale. Spero di essere stata... Bene, passiamo la parola all'autore. Ecco, diamo la parola. Ma le sue parole già mi hanno commosso. Io già ero precedentemente emozionato perché ricevere un premio in posti nei quali io da ragazzo negli anni 50 ero stato, quando le forze erano maggiori e gli anni minori, quando facevo in bicicletta Messina, Taormina, Taormina, Messina, 100 chilometri, e facevo il bagno giù a Isola Bella. Quindi già questo mi aveva mosso dentro. Ma le parole della giuria, in effetti, mi hanno ulteriormente commosso. Io la ringrazio. La ringrazio e chiederò scusa anche a voi del pubblico se un po' si sente la mia origine, che è napoletana. Io vengo da Nuova Siri, in provincia di Matera, dove vivo, ma sono napoletano, se me lo consentite, dalla testa ai piedi. Posso leggere qualche sfumatura, perdonatemela per favore. L'urlo, ispirata al dipinto di Edward Munch del 1893. Abbiamo mischiato tutto, le carte, le parole, i pensieri, i sentimenti, le bugie, le verità, l'abbraccio col pugno, la falce contadina, il martello operaio, un fiore con l'amore e un bambino con un cioccolatino, un inchino, uno sberleffo, una risata, una iastemma, una lacrima, un torrente che tracima, un lago che esonda, un fiume che straripa. Abbiamo mischiato tutto, l'orgoglio con la rabbia, la fede e la ragione, Lutero e la comunica papale,
l'illuminismo con l'oscurantismo, le torri e il Bataclan in una totale Babilonia di bandiere e stemme accise, di mura steccati, di nuovi alzati come ai tempi del Gran Khan, di pensare, di idee, dove niente pare, quel che invece è sospeso tra magia e verità. Abbiamo mischiato tutto, vittime e carnefici, eroi e kamikaze, il fiume rosso di Hiroshima, il fiume nero di Auschwitz, Abele e suo fratello, Giuda con Gesù, Pilato con Barabba, il sangue del vino, diavolo e acqua santa, il sacro e il profano, inquisiti per mito e superstizione, misto d'odio e religione, insieme alle certezze e le supposizioni di Galilei e la Santa Inquisizione. Abbiamo mischiato tutto, padre e padre, madre con madre, e i figli disorientati, il corpo e l'anima, con lo spirito e la materia di gesuiti e francescani, il volo e la caduta, con un drone e una trivella, con la polvere e le stelle, nel blasfemo inchino del dubbio che tormenta notti. Chi siamo allora? Che senso ha aver messo all'asta, al miglior offerente, l'anima tra l'essere e l'apparire? Un piatto di lenticchie ci resta da mangiare per aver venduto ieri, l'oggi e il domani anche. Grazie. Grazie. Grazie a Vittorio Fabbricatti. Consegna la presidente della giuria della sezione inediti, che è appunto Carmela Tuccari. Foto di rito, e passiamo progressivamente alla ultima sezione del nostro premio, che è la silloge di poesia inedita. Al terzo premio, il terzo premio è andato ad Alessandro Lanucara dalla A alla Z, il secondo a Domenico Ruggero, ouverture del seminatore, il primo premio, e qui invito l'autrice ad avvicinarsi al nostro palco, è andato a Maricla di Dio con la silloge Seguimi. Invito la poetessa, che tra l'altro ha una connotazione stilistica molto forte e molto particolare, ma poi avremo modo di leggerne una parte, e vanno tutti i nostri complimenti, e vi leggerà Francesco Luzio la motivazione che lei stessa ha scritto. Grazie. La raccolta di liriche di Maricla di Dio propone emozioni e sentimenti che trovano, in corrispondenza ora ossimorica, ora analogica, la loro esplicazione. La natura rivive sempre nella sua ciclicità, ma per l'umanità non è così. È, nella consapevolezza del trascorrere inesorabile del tempo, solo attraverso un'onirica memoria è possibile rivivere momenti magici di gioventù. I temi proposti, il lessico pregnante, la musicalità espressiva, pur in presenza di versi liberi, rendono la silloge degna di notevole apprezzamento. Grazie a Francesca Luzio. Io leggerò pochissimi versi solo per dare un indizio di quello che è e che sarà la silloge, dal testo Dissonanze. Odori tra gelsomini, zagare che afferrano l'estate, code di rondini veloci come lampi, groviglio di terre promesse, incantatori, i silenzi, cortili, croste di casa, ossa calcinate nel ventre delle cattedrali,
ultime dimore di speranza, il potere degli ingiusti, una vita attraversata, eppure andiamo, si comprano sogni. Grazie, grazie a lei. Prima della premiazione, due parole, almeno un suo brevissimo intervento, grazie. Grazie, è veramente un piacere essere qui con voi, è un premio bellissimo e sono onorata di essere davvero qui. Grazie alla giuria, grazie al Presidente. Devo dire che io ho due grandi passioni, la narrativa e la poesia. Ma mentre la narrativa seguo un percorso ben preciso, stabilito, programmato, mi impegna quasi tutti i giorni, la poesia è sempre un flash. Arriva nei momenti meno aspettati, e di solito scrivo, metto nel cassetto e finisce lì. Ne consegue che mentre mi attivo tanti romanzi pubblicati, ho un solo libro di poesia pubblicato, per cui sono davvero felice di avere questa opportunità e di pubblicare la mia seconda sillage. Grazie ancora, grazie. Grazie all'autrice, passiamo appunto alla premiazione. Vi ricordo che appunto il primo premio, anche per la sillage inedita, è la pubblicazione del testo, con poi tutta la conseguente nostra trafila che facciamo come casa editrice, quindi la partecipazione ai saloni, eccetera. Siamo tornati ora da Francoforte, quindi faremo tutto questo anche per le opere vincitrici del convivio 2019. Passo di nuovo la parola ad Angelo Manitta per le ultime battute sui premiati. Grazie. Concludiamo questa sezione della Silloge di Poesie Inedite con le segnalazioni di merito che vanno a Emanuela Belardi. Emanuela Belardi, che è presente, facciamo un applauso all'autrice, ecco, a cui consegniamo appunto questo premio con la Silloge Elegiaca, Vento di Ricordi. L'autrice viene da Latina, ecco, che noi ringraziamo, ecco, per la sua presenza. E consegna appunto il premio Maristella Dilettoso. Guardiamo verso la foto, così possiamo fare meglio la foto, ecco. Un grazie ancora ad Emanuela Belardi, un applauso. Emanuela Belardi, che ha partecipato con Elegiaca, Vento di Ricordi, e viene da Latina. Una segnalazione di merito va a Massimiliano Pricoco. Massimiliano Pricoco, un applauso. Ecco, è presente. Ha partecipato con la raccolta di liriche dal titolo Poesie. Consegna Laudato Sabato. Ecco, guardiamo verso il fotografo, di modo che viene meglio. Ecco, facciamo un applauso all'autore. Grazie. Ringraziando Massimiliano Pricoco per le sue poesie, ecco, passiamo alla segnalazione di merito di Giusy Baglieri. Giusy Baglieri è presente, facciamo un applauso. Ha partecipato con la raccolta di poesie. Buongiorno. Ha partecipato con la raccolta di poesie dal titolo emblematico D'amaro e di miele. Ecco, consegna la targa Francesca Luzio. Ecco, mettiamoci in posizione in modo che vengano bene le foto. Ecco. Bene, ringraziando Giusy Baglieri con la sua silloge di poesie D'amaro e di miele, ecco, facendo un applauso appunto, passiamo a Angelo Abbate. Ecco, un applauso ad Angelo Abbate, che ha partecipato con la silloge Nel buio ricami di luce. Consegna il premio Carmela Tuccari. Grazie. Nel ringraziare Angelo Abbate con la sua opera Nel buio ricami di luce, passiamo a Maria Lizio. Maria Lizio, un applauso all'autrice.
Anche lei ha partecipato con un'opera, con una raccolta di poesie dal titolo emblematico Dialoghi con Euridice e altri versi. Ecco, consegna la targa Maristella di Lettoso. Ecco, ringraziamo Maria Lizio con i suoi dialoghi con Euridice e altri versi e passiamo alla premiazione di Maria Grazia Calì. Un applauso all'autrice. Maria Grazia de Calì ha partecipato con la raccolta di poesie Oltre le parole, consegna sabato Laudato di Nocera Inferiore, Salerno. Bene, ringraziamo ancora una volta Maria Grazia Calì con la sua opera Oltre le parole, che è l'ultima premiata, e quindi ci avviamo alla conclusione. È un modo per arrivare alla conclusione, quindi per ringraziare... per ringraziare tutti i presenti, per ringraziare anche soprattutto i giurati che si sono prodigati con la lettura delle tante opere che sono state oltre 1000, mi pare 1031, 1071, ora non ric- 1061, ecco, che hanno partecipato. Quindi un omaggio floreale a Carmela Tuccari, che è la presidente della giuria per la sezione inedita, e che noi ringraziamo per il lavoro svolto. Un omaggio floreale a Francesca Luzio, che viene da Palermo e che ringraziamo anche per le sue notazioni critiche che spesso compaiono sulla nostra rivista. Un ringraziamento a Maristella Di Lettoso, che ringraziamo appunto per la sua presenza e per quanto di opere ha fatto. Una targa ricordo a Sabato Laudato per il suo impegno, per le sue attività molto vicine al convivio da tanti anni e autore di diverse interviste che in precedenza ha fatto con diversi personaggi anche della RAI diversi e che sono stati pubblicati sempre sulla nostra rivista. Quindi un ringraziamento ai giurati, un ringraziamento va soprattutto a tutti voi presenti, agli autori che sono stati premiati, ma un ringraziamento va anche a tutti quegli autori che pur meritevoli non sono stati premiati, perché purtroppo le nostre regole sono rigide, abbiamo un primo, secondo e un terzo, è chiaro che poi ci sono magari altri che sono validi, e ce ne sono molti validi, ma che per ragioni pratiche debbono essere esclusi. Un ringraziamento ai presenti, un ringraziamento agli organizzatori, a coloro che ci hanno aiutato a collaborare, a realizzare questo premio, e dietro il premio c'è uno staff, diciamo, non soltanto di giurati, ma anche di persone che ci aiutano, ci danno dei consigli, che collaborano con le nostre attività anche dall'esterno. Un ringraziamento va al fotografo Maurizio Cullurà, chiaramente, che ci segue ormai da anni. Ringraziamento a EuroTV, Pippo Gullotto e il figlio Alessandro, che ci seguono ormai da parecchi anni e che manderanno in onda appunto la ripresa al completo. Grazie.